Ciao amici, una parte dell'inverno è già passata, ma il clima è ancora a rischio freddo. Bisogna proteggersi. L'alimentazione svolge un ruolo chiave nel rafforzamento del sistema immunitario. Vediamo ora insieme la dieta antigelo per prevenire e contrastare i malanni invernali. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Aumentare le calorie. Per proteggersi dal freddo è fondamentale aumentare la quantità di calorie consumate. Si può partire da una ricca colazione, magari con miele e marmellata, e proseguire poi con pranzi e cene a base di verdure, legumi, zuppe e frutta invernale. Tutti questi alimenti rafforzano il sistema immunitario con il loro apporto di vitamine e nutrienti. 2. Via libera ad alimenti antiossidanti e probiotici. Via libera a frutta e verdura ricche di antiossidanti, ma anche ai probiotici come yogurt naturale. 3. Verdure di stagione e ricche di vitamina A. Le verdure di stagione sono molto importanti per rafforzare il sistema immunitario, soprattutto spinaci, cicoria, zucca, ravanelli, zucchine, carote e broccoletti, ricchi di vitamina A. 4. Cipolle e aglio potenti antibatterici. Bisogna poi integrare nella dieta cipolle e aglio che hanno proprietà antibatteriche. Inoltre danno all'organismo il giusto quantitativo di vitamine e sali minerali per combattere il freddo. In particolare l'aglio è efficace contro il freddo grazie all'allicina. È meglio mangiarli crudi potendo farlo. Devo sterminare i batteri, mica le persone che mi stanno intorno. 5. Più legumi a tavola. Ottimi anche i legumi come fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave secche. Rafforzano il sistema immunitario e favoriscono la motilità intestinale per il loro contenuto di ferro e fibre. 6. Fare il pieno di frutta e vitamina C. La frutta è una valida e immancabile alleata grazie al suo apporto di vitamina C. Meglio consumare frutta di stagione come kiwi, clementine, mandarini e arance. 7. Non farsi mancare le proteine magre. È importante infine non sviluppare carenza di proteine. Fanno bene le proteine magre come quelle presenti nelle carni bianche, nel pesce o nei legumi, sempre accompagnate da abbondanti verdure e cereali integrali. Avete visto amici come stare bene con la dieta stagionale antifreddo? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale. L'alimentazione è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.